Per quanto riguarda la partita, sì, con un po' più di attenzione potevamo gestire meglio il vantaggio del 2-0. Il Purtroppo, gol di Pompetti, la svolta, possiamo dire, perché sì, sono d'accordo con lei, sì, la svolta anche perché è un po' il problema, è stato il nostro problema di tutto l'anno, no? Questi cali di tensione, vantaggio a Pescara 2-0, neanche 30 secondi ha subito il gol di Pompetti e lì poi è cambiato tutto. Poi la qualità del Pescara è venuta fuori, anche il secondo gol è stato un bellissimo gol. Però noi ce la siamo giocata fino alla fine. Peccato, c'è rammarico, ripeto, per la gestione sul 2-0. ieri sera abbiamo detto che il primo tempo era un bel Pescara per la meglio del tutto, poi però il Pescara ci sono più in quel caso più meriti del Pescara o ci sono magari altri. Sì, meriti del Pescara. Meriti del Pescara. Il Pescara ha qualità soprattutto da metà campo in su, e poi le giocate dei singoli hanno fatto la differenza. Sempre visto di recente, ho letto una sua dichiarazione dicendo che a Gubbio si stavano verificando delle situazioni un po' particolari, un po' al di fuori del calcio, e che avrebbe voluto parlare con il presidente per cercare un po' la quadra. Ecco, questo si è fatto, si No, è no, successo, adesso. No, perché no, come gruppo e come squadra sì, no, sono successe delle cose che chiarirò col presidente, ma niente di grave, però cose che no, non mi sono piaciute. Poi quando ci sarà l'occasione di parlare, in questo momento c'è la delusione di essere usciti. Poi, comunque ci sarà un incontro col presidente e chiarirò queste situazioni. lei è stato accostato anche al Pescara per un prossimo futuro, questo lei lo sa. Ma questo mi fa piacere. Un'altra cosa, scusi mister, è vero che qualche anno fa quando Giorgio Repetto era Sì, è direttore del verissimo. Pescara si pensò a lei come allenatore del Sì, Pescara? io ho avuto un incontro col direttore Repetto, poi non si fece nulla, trovammo un accordo anche diciamo, economico, poi fu fatta la scelta, se non sbaglio, di Marino. Era nel 2013, però ci fu un incontro, avevamo trovato un accordo verbale, poi Mister, andò così. complimenti, Grazie. un bel Gubbio, Grazie. abbiamo visto finalmente una bella partita, toccata Sono d'accordo. finalmente da due belle squadre. Lei della sua stagione è soddisfatto? Sì, è stata una stagione straordinaria, anche perché noi abbiamo cambiato tanto, 16 giocatori nuovi e altri 3 a gennaio, quindi 19 giocatori. Giochiamo con gli under e a volte, anzi no, a volte durante l'anno abbiamo giocato anche con 5-6 under, ragazzi interessanti come Arena, come D'Amico, Bonini, Righetti, Lidotti. Quindi siamo soddisfatti, è stato un percorso importante, l'abbiamo fatto sempre proponendo un calcio propositivo, quindi la soddisfazione personale è quella. Devo ringraziare i ragazzi per la loro disponibilità, poi la società, i tifosi, comunque è stata un'annata ottima.